Ladies and gentlemen, signore e signori, inizia lo show! Si parla di fatti, cose non dette, capita a tutti, nessuno lo ammette. Ovvio si scherza, non è tutta realtà, sono momenti di comicità. Inizia, ci siamo! Antonio Catalano. Ma quanti soldi gli avevamo dato dentro le discoteche a beve? Per farsi guardare una cubista? Che poi non ci si è mai guardati. Noi stavamo là sotto, così. A panza. Quella basta che faceva un attimo così, ma quella per sudore faceva così. Tu, un amico tuo, subito. Ma guardato. Hai visto quando prendete in mano le fotografie? Fotografie magari di 10 anni fa, 5 anni fa, 20 anni fa. Io stavo a casa a sistemare, sempre con un amico. C'ho sempre stato amici dentro casa. C'è una foto, la guardo, era una fotografia mia, avevo 20 anni, capelli lunghi, abbronzato, stavo al mare. All'inizio me la stavo a guardare con fierezza, dico. Poi mi stava a venire da piagne. Questo amico, fa che ha fatto? Dico, no, niente, niente. Dice, ma che è un amico tuo che è morto? Ma come? Ma noi? Dice, ah, questo eri te? No, questo sono io. L'uomo per DNA è cazzaro. Cioè l'ha proprio, ma noi non lo famo apposta, perché io sono uomo, quindi sono cazzaro pure io, forse sono il primo di cazzaro. Siccome che tua moglie già sa che qualsiasi cosa gli dici, non te crede. Trovi traffico, invece di arrivare alle 6 a casa, arrivi alle 7 e lei ti dice, oh, ma hai visto pure? Ho capito, ma sai che mentre stavo a vedere a casa, ho trovato un po' di traffico, sì, vabbè, ma ho trovato traffico. Sì, perché c'era un incidente. Poi quando siamo arrivati là però con la macchina, non è che era un incidente. Ah, prima era un incidente, ma non era un incidente. Inventatene un'altra, cazzaro. A lavorare ce vado io. A lei gli faccio fare la signora. L'uomo si vantava di questo. Provateci oggi. Voi rientrate a casa dopo 14 ore convinti che lei sta a fare la signora. Manco mettete la chiave dentro la serratura e vedete che accade questo. Lei è tornato la prima forma di vita, è la prima forma di vita. Tu dici, l'ho fatto fa signora, ora mi viene incontro, mi sta a dar un bacio, vedi che ti arriva incontro, sente lei, ti sta pedana capocciata, è avvelenata e te parte con sta scarica, specialmente se romana. Au! Ma che te sei fatta schiava, te sei fatta schiava, te sei fatto marietta, bello! Te mette che spalla al muro, tutto il giorno che sto qua a lavarsi la cucina, mette a posto roba, mette a posto, tappa e guarda come lascia diretta, guarda da buttato due tetti, guarda da messa giovate, guarda da messa scappi, guarda da buttato maglia, guarda da messa portato, se capi, guarda da lasciate, dice, au! E beh! Ma che sto a fare servo a te? Noi per un attimo famo, cazzo, mi sa che mi sono sbagliato casa, oh. Quattro amiche. Allora, vi capita che vi telefonate? Quante volte al giorno? Però spesso, se dovete, ad esempio, l'appuntamento per vedersi questa sera in piazza, ne avete già parlato però, da quanto ne state parlando? Da ieri? Dove si incontriamo? A piazza? Ma dove? Vicino al bar? No, fammo vicino alla pizzeria, alla vicina al tabacca, alla tutte e tre vicino. E donne parlano, dove si vediamo, dove si incontriamo, che famo, che non famo. Loro si saranno fatte 50 telefonate da ieri e stasera non si sono trovate. Tra maschi passa la più bella donna di Ardea. Noi automaticamente abbiamo visto passare questa ragazza. Entrambi abbiamo fatto così. Poi mi sono guardato con Pasquale, che vicino c'ha la moglie, e Pasquale ha fatto così. Io mi sono guardato Pasquale e gli ho rifatto. Io e Pasquale, se siamo detti tutto! Guarda, comincia il film, comincia qualcosa che ti interessa, ti stai per mettere a sede, aspetta quel momento perché è infame fragica. Aspetta che tu fai di questo. Oh! Tu manco, ancora ti tocca la sedia, eh! Oh! Perché prima eri amo, poi diventi, oh! Dammi una mano! E questa è una frase che un uomo non può mai sentire, ma che abbiamo sentito tutti. A piegare lenzuola!
tecnica molto particolare, dove un uomo nel piegamento delle lenzuola deve stare molto attento, perché al ballo, si sa, guida l'uomo. Prima l'ho visto ballare, guida l'uomo. Alle lenzuola, signori miei, guida la donna. E si comincia, lei da una parte e te dall'altra, si va. Lei che sa che tu non lo sai fare ed è infame, come ho detto, te comincia a fare finte. Noi dall'altra parte super concentrati. Oh. E lei la vedi che fa? Devi stare attenta a come te giri, eh? Lei fai la prima girata, noi automaticamente al contrario. Che stai a fare? O rimetti dritto. Prima girata fatta. Adesso arriva il bello, arriva il momento d'attesa. L'uomo in questa azione si tiene mediamente molle, come se stesse al trotto, così. Perché? Se tiro troppo forte e lei sa regge, ma sbatto in faccia con tutto il lenzuolo. Se lei tira forte e io non tengo, me va a finire in cucina con tutto il lenzuolo. Se io tiro forte e lei non teneva, va a finire il lenzuolo per terra. Un lenzuolo pulito per terra si litiga tutta la sera. L'uomo si tiene molle. Lei la vive come una prova di forza. Dai coraggio, eccezionale. Tira che se vede nei righe, tira! E noi dall'altra parte, la scenitura. Tira, diciamo, io sono strattonata, quando andava la fascia arrivare questa, eh. Ditemi, tirati! Oh, tipo il tiro da fune. Io una volta ho chiamato mio cognato, dico dammi una mano e questa sta a vincere, oh, dai che tiravo, tiri sto lenzuolo e poi devi fare la prima piega. Chi si avvicina? L'uomo, tipo ballerino. Tiri, 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 e lei te guarda fisso. Lo piega e lo mette sulla sedia. Noi, dove vai? C'è sta quello di sotto.